qui vicino, abbiamo fatto una presenza di digiuno, una giornata di digiuno per la pace. Vi dico anche che in Italia molti sono i gruppi che stanno digiunando, a Mestre c'è un digiuno che va avanti dal 14 febbraio. È una delle attività che il coordinamento Torino per Gaza sta organizzando e oggi abbiamo proposto questa forma di esperienza e di protesta e di riflessione personale. Il digiuno, specialmente di un giorno, non smuove niente, è una cosa simbolica, però ci fa pensare attraverso il nostro corpo, la carenza di cibo anche solo per un giorno, che la debolezza può trasformarsi in forza e che allora il digiuno è una forma di addestramento, non quella militare come fanno i soldati, ma è una forma di addestramento per recuperare forza interiore in caso di necessità più importanti, e questa è una necessità importante perché la situazione a Gaza è diventata veramente intollerabile, lo sappiamo bene, non la faccio lunga perché i numeri e quello che sta succedendo li sappiamo, almeno quelli qua presenti. E allora vi leggo, volevo ancora dire che la forma, il digiuno sapete benissimo, perché chi è qua e da 109 volte sa benissimo cosa vuol dire essere perseveranti e continuativi, la forma di protesta del digiuno l'ha portata avanti Gandhi per molti anni, l'ha portata avanti Danilo Dolci in Sicilia per molto tempo contro la situazione di sfruttamento dei contadini, Aldo Capitini pure, e noi insomma nel nostro piccolo cerchiamo di riprenderla e poi troveremo altri modi per continuarla. Vi leggo solo velocemente però gli obiettivi che sono... I digiuni dovrebbero avere obiettivi specifici e raggiungibili, questi sono molto alti ma speriamo che prima o poi col tempo si raggiungano. Per il cessate il fuoco di tutti i fuochi, si impedisca il genocidio e si ponga a termine la pulizia etnica del popolo palestinese che va avanti almeno dal 1948, per la fine dell'occupazione dei territori palestinesi, per la liberazione dei prigionieri di entrambe le parti, per l'immediato soccorso alla popolazione palestinese e ripristino dei finanziamenti all'UNRWA, per negoziati permanenti che ricerchino soluzioni di pace e sicurezza per tutti i popoli del Medio Oriente. Fermate la strage, basta complicità a tutti i livelli. Grazie. Sono Brian Baia del coordinamento Torino per Gaza, che oggi organizziamo questo momento di solidarietà, alla fine, un momento di solidarietà con il popolo palestinese che sta soffrendo da 6 mesi almeno, un massacro, un genocidio, oserei dire anche un olocausto, perché è questo. Dopo 6 mesi di bombe, 6 mesi di affamamento della popolazione, 6 mesi di chiusura, abbiamo un popolo che ancora resiste, un popolo che nonostante tutto è ancora un popolo orgoglioso, fiero, nonostante tutte le nefandezze, tutti i crimini che ha subito. È un popolo che merita il nostro rispetto, che merita un saluto da parte di tutta l'umanità, perché in qualche maniera è lì in piedi per tutti noi, per dire che questo mondo in cui viviamo è un mondo ingiusto, è un mondo governato dagli ingiusti, governato dai tiranni, governato dal denaro, governato dalle armi, governato dalle lobby, governato dai peggiori dell'umanità, quelli che autorizzano, finanziano un massacro, un genocidio da 6 mesi, nonostante tutte le immagini, nonostante tutti i video, nonostante tutti i post che abbiamo visto in questi 6 mesi di cose che non avremmo mai potuto immaginare che possano esistere, nonostante questo i capi di questo mondo, i padroni di questo mondo che sono a Washington, che sono a Bruxelles, continuano a sostenere il carnefice, continuano a sostenere il genocidio,
continuano a sostenere i nazisti del terzo millennio, senza remora, senza nessuna vergogna, si continua a finanziare e a mandare armi a un esercito criminale, a un esercito terrorista, a un esercito barbaro, uscito dalla barbarie della storia, che sta commettendo i peggiori crimini mai esistiti, dai rapimenti ai bambini, dagli stupri alle donne, dalle bombe, migliaia e migliaia di tonnellate di bombe che vengono gettate ogni giorno. Questo esercito è ancora sostenuto dall'Occidente, dal nostro Occidente, dal nostro governo. Le ultime notizie parlano di armi ancora esportate in Israele. Negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, armi fabbricate dalle nostre fabbriche di armi, di morte, che vengono spedite per uccidere bambini e donne, per uccidere fino ad oggi, bombe che hanno ucciso fino ad oggi quasi 40.000 se non di più persone. Il 70% di questi 40.000 martiri sono bambini e sono donne. Non sono vittime collaterali, ma sono vittime volute. E questo lo dimostrano le prese di posizione, le parole dei dirigenti, dei criminali, dei generali criminali dell'esercito sionista, che affermano e hanno affermato durante tutti questi sei mesi che vogliono radere al suolo Gaza, che vogliono distruggere Gaza. Il governo Israele si dice ancora ha il diritto di difendersi. Difendersi da cosa? Difendersi dai bambini, dalle donne? Questo è il mondo in cui vogliamo crescere i nostri figli? Ogni giorno che rimaniamo silenti, ogni giorno che ci giriamo dall'altra parte, ogni giorno che continuiamo la nostra vita come se nulla fosse, perdiamo della nostra umanità, perdiamo del nostro essere umani. Non potremo più rialzare la testa dopo che sarà finita questo dramma, non potremo più dirci noi occidentali i fautori dei diritti umani, coloro per il rispetto delle donne. Con quale faccia andremo a dire agli altri di rispettare i diritti umani se siamo noi i primi a finanziare l'uccisione di bambine e donne? Quei criminali in Israele ci stanno portando a perdere la nostra umanità, a perdere quello che siamo, a perdere la nostra civiltà, a perdere tutto quello che abbiamo conquistato in questi secoli di lotta e di combattimento per le libertà. Li stiamo perdendo rimanendo silenti di fronte a questo olocausto che si sta consumando di fronte ai nostri occhi.